Mister, non c'è stato bisogno del ritorno per riprendersi la vittoria sul Bisceglie, come aveva detto dopo gara. Una vittoria inaspettata quella di oggi, sinceramente. Se andiamo a vedere le due distinte, sulla carta non c'era partita. Anche se andiamo a vedere le sostituzioni, non c'era partita. Però il calcio è bello per questo. I ragazzi erano motivati, anche perché sono quelli che giocano un attimino di meno, per cui sapevano che dovevano, per guadagnare la fiducia dell'allenatore, fare una super partita. Credo l'abbiano fatta, sono stati premiati con questa bella vittoria. Mi è soddisfatto di quanto hanno fatto la squadra. Da un punto di vista tecnico sono soddisfatto del primo tempo, perché oltre al gol abbiamo avuto anche tante altre occasioni. Il gol credo che sia stato frutto di un'azione bellissima, manovrata da sinistra a destra. E oltre al gol, ripeto, tante altre belle occasioni. Nella ripresa è venuta fuori la stanchezza di chi non gioca mai, per cui ho dovuto fare tre sostituzioni obbligate, perché non ne avevano più crampi, e quelli che sono rimasti in campo, ce n'era ancora qualcuno che sarebbe dovuto uscire. Poi mettiamoci anche l'espulsione di Rosato, e quindi nel finale è stata solo sofferenza, solo difesa, solo calcio d'altri tempi, insomma, a rinviare il pallone. Però ci vuole anche questo in questa categoria. Quindi è la prima volta, mi sembra, anzi sicuro, che Nardò quest'anno subisce 0 gol, e questa è una bellissima notizia. La prestazione delle seconde linee, almeno presunte seconde linee, forse ha messo in difficoltà per qualche scelta. Ma noi questa sera avevamo tre obiettivi. L'ultimo era il passaggio del turno. I primi ob due obiettivi erano: uno, preservare quelli lì un pochettino più acciaccati, Carrozza, Moretti, Morello. Quindi questo è il primo obiettivo, che nessuno si doveva far male, e li abbiamo preservati. Il secondo obiettivo era far giocare quelli lì che un attimino giocano meno, per avere delle notizie in più. Questa sera io ho delle notizie in più. Il terzo e ultimo obiettivo era il passaggio del turno. Le abbiamo ottenute tutte e tre, troppa grazia, però va bene così. Sì, è chiaro, ci sono state notizie positive e mi hanno messo in difficoltà. Altri ragazzi devono crescere ancora un Corvino, però non si è preso la palla. po'. Corvino 3 giorni fa ha fatto la stessa partita di oggi, con la stessa generosità. È incredibile che giocare a questa intensità 2 partite in 4 giorni. Però lui è in fiducia, e quando un giocatore è in fiducia, ci fa anche queste robe qua. Mister, a un certo punto l'abbiamo vista rivolgersi a questa tifoseria in squadra. No, vabbè, io all'anno, un paio di volte all'anno mi lascio andare. Devo scegliere i momenti giusti. Questo era un momento giusto, perché noi venivamo a 3 sconfitte consecutive. La gara di domenica è stata importantissima, perché se andava male, poi oggi c'era una partita che sulla carta poteva andare male, le cose si mettevano male. Invece in 4 giorni abbiamo fatto un capolavoro. Cioè, anche i ragazzi in tribuna sono rimasti contenti del carattere, del furore agonistico. Poi la qualità del secondo tempo magari lasciamo stare, non c'è stata. Vediamo di metterla domenica, perché poi domenica non basterà solo questo agonismo, bisogna anche giocare un po' di più, e per 90 minuti. Domenica potrebbe esserci qualche novità in entrata. Non lo so, io me lo auguro, perché è vero che Corvino ha fatto 2 gare straordinarie, è anche vero che non sta giocando fuori ruolo, ricordiamocelo, e non è che segnerà ogni domenica, per cui c'è bisogno di un attaccante che gli dia il cambio, e niente, assolutamente ci vuole. Grazie.